cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Amici miei, buongiorno. Devo dire che questa è stata una settimana triste. Una settimana triste perché purtroppo, come credo sappiate tutti, è venuto a mancare Francesco Pavarella, Franchino. Franchino era fisicamente il Teatro Mercadante di Cerignola. Era lui, faceva tutto nel teatro, per il teatro. Fu, credo, messo lì da Salvatore Tatarella. Lo vorrei in questi giorni difficili, lo vorrei. E Salvatore gli affidò il Teatro Mercadante, fece una scelta oculata, perché a distanza di anni Franchino Pavarella è stato l'anima di questo teatro. Per quello che riguarda noi, io credo che sia opportuno legare una parte della nostra struttura comunale, il teatro appunto, e nello specifico il foyer del teatro, l'ingresso, l'atrio d'ingresso del teatro, legarlo al ricordo di questa persona cara e che ha tanto ben meritato per la nostra città. Dovrebbe essere un'abitudine che prendiamo tutti nel fare in modo che sia ricordato chi ha operato a favore di questa città. Per la verità occorrerebbe anche costruire una serie di gabinetti pubblici da intitolare a coloro che hanno operato contro questa città. Nel caso, nei prossimi anni, decidiate voi che verrete dopo di me, quando sarà, decidiate di ricevervi questo suggerimento, beh, non vi preoccupate, c'è un elenco lungo di gente a cui intitolare i Vespasiani di questa città, una città che nonostante tutto deve andare avanti, deve progredire. Perché deve? Perché io stamattina, per esempio, venendo in comune, immaginavo che tutto sommato, a me chi me la fa fare? Tante amarezze, tante mortificazioni, il capitano della finanza che mi denuncia, un giorno sì, un giorno no, mi denuncia. Mai conosciuto, mai visto in vita mia, mi denuncia, ci fa il suo dovere. E com'è che poi i miei processi vengono archiviati? Altri che mandano a dire dobbiamo incastrare il sindaco. Cioè, quando ti senti poi circondato da tanta acrimonia, tanto astio da parte di persone che poi tutto sommato sono dei perfetti sconosciuti, io sono a loro totalmente indifferente, o dovrei essere totalmente indifferente, mentre loro sono sicuramente indifferenti a me, ti viene da dire, beh, ma visto che do tanto fastidio, posso pure fare a meno, no? Ho un'età, ho una mia professione, non ho esigenze particolari. Poi scendi dalla macchina e senti che stanno lavorando alla scuola Marconi, stanno gettando i solai, c'era la betoniera e quasi contemporaneamente mi è arrivato il messaggio della ditta
che sta eseguendo i lavori, che mi informava, perché tutte le ditte di Cerignola che lavorano col comune lo sanno, che devono sempre tenere al corrente il sindaco, aggiornarlo, in modo che io possa chiedere poi le tangenti. No, loro mi avvertono a che punto stanno i lavori e io, in base alla tangente che ho stabilito, mi prendo la percentuale fino al lavoro fatto. A che dobbiamo raccontare? Che dobbiamo raccontare? Al polo della gente per bene, quelli che non hanno mai fatto niente per questa città, adesso si sono eletti a gente per bene. La gente per male saremmo noi, saranno quelli che oggi lavoravano alla scuola Marconi per gettare i solai. E dicevo, tu ci passi, vedi, senti il rumore della macchina, senti, vedi sul cellulare le fotografie e dici, e se io lascio la scuola Marconi, quando la finiamo? Poi magari sali al terzo piano, trovi la dottoressa Marinaccio che ti viene incontro, ti sorride e ti dice con tutta la gioia del mondo, sindaco, oggi abbiamo aggiudicato i lavori del recupero dell'ex liceo classico Zingarelli. Cioè è finita la procedura di gara, è stata individuata la ditta, la società vincitrice, adesso c'è la aggiudicazione iniziale, provvisoria, di cui mi dava conto la dottoressa Marinaccio, e poi dopo 35 giorni il contratto e l'avvio dei lavori. E allora ti viene un altro pensiero: chi lo finisce il liceo classico Zingarelli? Era il 94, il 95 quando lo abbiamo chiuso. 94-95, era il secolo scorso. Sono passati 25 anni, 25 anni, durante i quali questo palazzo straordinario, bellissimo, è rimasto chiuso. E allora tu pensi, chi me la fa fare? Me la fa fare il liceo classico Zingarelli, me la fa fare la scuola elementare Marconi, che sono edifici della nostra città, ma sono anche luoghi del cuore. Sono il posto, per quanto per esempio mi riguarda, dove io andavo a scuola, alla scuola elementare e al liceo classico. Alla scuola elementare insegnava mio padre, al liceo classico insegnava mia madre. E come fai a non essere legato al ricordo degli anni che tu hai trascorso in quegli edifici o che in quegli edifici hanno trascorso utilmente, proficuamente, persone della tua famiglia a cui sei legato da tanto affetto, da tanto amore? E io adesso ho la possibilità di, con il mio lavoro, di recuperare la scuola Marconi, di trasformare il liceo classico Zingarelli in biblioteca di comunità, biblioteca moderna, tecnologica, ma anche archeologica, ma anche patria, sede di cultura. E allora che devo fare? Posso rinunciare a fare queste cose? Sarebbe un tradimento, sarebbe un girare le spalle ai nemici e scappare. E questo, come potete immaginare, non è nelle mie opzioni. E allora si torna a lavorare, perché il sorriso con cui mi ha accolto la dottoressa Marinaccio non si spenga. Perché la dottoressa
Sorrideva non perché ricavi un vantaggio personale da quello che fa, lei è un funzionario importante di questo comune, lavora per questo comune, ma è anche una cittadina di questa città ed è contenta che si facciano queste cose. Contenta mille volte, perché, per dire, il liceo classico Zingarelli sono 2,5 milioni di opere. Al liceo classico o alla Marconi lavoreranno le ditte che hanno vinto la gara di appalto, ma queste ditte dovranno incaricare degli elettricisti, degli idraulici, degli altri artigiani che facciano questi lavori specialistici all'interno di questi edifici. E quindi questo che significa? Che tu vai a Ber, prendi 2,5 milioni, te li porti a Cerignola e si distribuiscono a Cerignola, l'impresa che si aggiudica dei lavori, più l'indotto e più la città che si giova di questo risultato. Guardate che non è normale che un edificio pubblico resti per 25 anni vuoto e abbandonato. Bisogna essere veramente dei bambacioni per non recuperare un patrimonio di questo genere. Eppure a Cerignola è successo e noi abbiamo impedito che succeda ulteriormente. Ecco perché bisogna insistere, bisogna combattere, bisogna lottare, bisogna difendere questa città. Mi fanno ridere, ma pensate, si sono messi uno sopra l'altro per fare una persona intera, Gianna Tempo e Gianvito Casarella, a rappresentare il polo degli onesti, senza saper dire il polo dei disonesti, da chi sarebbe composto. Io sono stato eletto dal popolo, che non ha eletto Gianvito Casarella nemmeno consigliere comunale, cioè non ha avuto nemmeno la forza di uscire consigliere comunale. Io sono espressione di una volontà democratica. Poi si mettono insieme due perfetti nullafacenti che negli anni in cui hanno ricoperto cariche amministrative non hanno saputo fare la O col bicchiere capovolto e vengono a dire di rappresentare gli onesti. Rispetto a quali disonesti? Allora, chi sono i disonesti? I disonesti e la dottoressa sono la dottoressa Marinaccio, i componenti della commissione di gara, gli imprenditori che hanno vinto l'appalto, gli imprenditori che stanno lavorando, che si accingono a lavorare, questi sono disonesti. Perché non avete il coraggio di fare un nome che sia uno? Perché non avete il coraggio di raccontare un fatto che sia uno? Un fatto compiuto dall'inizio fino alla fine. Dobbiamo andare avanti, signori, dobbiamo andare avanti. Non abbiamo montata sulla nostra macchina la retromarcia, ci abbiamo solo marce in avanti e andremo avanti anche se, ripeto, io mi aspetto l'odio di chi è stato battuto alle elezioni, volete che sia, perdono. Stiamo preparando un guardaroba da sindaco, guardaroba è rimasto qua. Nemici politici, che volete? Ma così aspettate 5 anni, che mette, finisce questo e poi cominciano altri 5, noi intanto facciamo vicchi e non diventiamo sindaci. L'odio di queste persone io me l'aspetto, non mi aspetto l'odio delle persone che indossano una divisa, che rappresentano lo Stato, che dovrebbero essere non favorevoli, ma obiettivi. Ma di questo vi parlo nei miei buonasera, quindi non mi voglio ripetere. Vediamo che possiamo fare e che abbiamo fatto per questa città.
Rione San Samuele, svincolo strada statale 16 in direzione Bari, prima del ponte. Pubblicherò, o lo trovate pubblicato, secondo di quando vedete questa trasmissione o l'ascoltate, il progetto per realizzare una rotatoria di svincolo, evitando un incrocio che è un incrocio molto pericoloso e dando un minimo di ordine a quella strada. È via Trinitapoli, chi deve andare verso Bari deve girare venendo da Cerignola a sinistra, deve tagliare la strada a coloro che vengono da via Trinitapoli. È pericoloso. Sono successi incidenti e io, dopo che verifico la esistenza di un pericolo, mi do da fare per eliminarla. Per eliminarlo. Allora, che fai? Apri il cassetto. Vedete, io mi sono fatto questa scrivania, è mia, non è del comune. Tutto quello che vedete qua attorno, salvo il gonfalone, è tutta roba mia, non è roba del comune. Portata io. I mafiosi così fanno, prendono le cose dalla casa e le portano sopra al comune. Non è che io ho in un cassetto i soldi per realizzare questo svincolo, magari devo procurarmi il denaro. E dato che ho provato a stamparlo, ma uscivano male i biglietti da 500.000 euro, da 500 euro, devo inventarmi qualcosa. E allora, c'è un imprenditore che deve pagare una costruzione, oneri di costruzione, invece di prendere soldi per X somma, io chiedo uno scomputo, cioè che questi soldi, più una percentuale, perché il comune ci deve sempre guadagnare, venga usato per realizzare questa rotatoria e faremo quella rotatoria. Così come qua sono stato più fortunato, ho visto nei giorni scorsi un rendering della rotatoria a Viale Europa con via Candela. Se guarderete la fotografia vedrete un po' come viene organizzata questo svincolo, con un criterio. Sto cercando di intervenire su tutti gli ingressi che portano alla città di Cerignola, perché ogni ingresso sia riqualificato come quello di Foggia, come quello di Bari e così via. Piccoli passi per rendere questa città normale, così come troverete che sui social le foto dello stato dei lavori del centro sociale per anziani di Lorenzo a via 25 aprile. Ormai le capriate in legno sono molto belle, pregevoli veramente, sono state montate e quindi andiamo verso l'esaurimento di questi lavori. Ed è anche lì un'operazione del tutto vantaggiosa per questa città. Stalloni, qua non si tratta di 25 anni, parliamo di quando io avevo un anno, abbandonati, quindi parliamo di 70 anni fa, di più, non avevo un anno, quelli erano già chiusi così, recuperati magicamente. Soldi che arrivano a Cerignola, lavori che si fanno a Cerignola, la ditta che ha vinto l'appalto è una ditta di San Severo, credo, la Masellis, ma l'indotto è di Cerignola. Accordo con la Curia, il centro sociale sarà tutt'uno con la chiesa e la parrocchia di San Domenico e la zona retrostante la chiesa. Quindi il vecchio centro di quartiere dove mio padre era molto attivo e l'ex campetto di calcio che viene assorbito nel centro sociale per anziani,
E questo collegamento con la curia ci ha dato modo di eseguire un'opera che è un'opera importante per questa città. Prima di diventare un esponente del polo delle persone per bene, l'ingegner Marro diceva che io voglio vedere le gru. Ecco, le uniche gru che poteva vedere l'ingegnere Marro durante l'amministrazione di centrodestra che lui sosteneva da consigliere comunale molto attivo, parlo per scritto, le uniche gru sono quelle del Lego, no? Il gioco dei bambini, mattoncini, si costruisce anche la gru, è l'unica gru che ha fatto, che ha visto e che ha contribuito a realizzare, la gru con i mattoncini Lego, perché le gru a Cerignon le alzate, il sottoscritto. Giovedì ero in comune, ho avuto la telefonata di un amico che mi ha detto: sono all'Hotel Greco. Bravo, vieni, contento. Sai che qua ci sono più di 30 persone? Clienti dell'albergo? No, sono 30 persone che sono venute a presentare i curriculum e a sostenere un colloquio per essere assunti dal gruppo Famila come dipendenti del supermercato, del superstore che stanno costruendo proprio di fronte all'Hotel Greco. E com'è che questi colloqui si fanno a Cerignola? Forse perché si fa a Cerignola il superstore? E chi l'ha voluto il superstore a Cerignola? Metta. E se oggi stavano 30 persone nella speranza di essere assunte, perché là ci sono una sessantina di posti di lavoro, il merito di chi è? Della signora Lucia Lenucci che raccoglieva le firme senza sapere nemmeno che cosa stava facendo firmare? O del sindaco Metta che si è rotto la testa, ma lo superstore l'ha realizzato insieme col palazzetto dello sport, mentre la scuola agraria sta là perfetta, sana, completa e svolge le sue attività normalmente? E su queste 30, poi domani ci saranno altri 30, non lo so, informatevi, perché sul sito del gruppo Famila si fanno le domande, poi vi convocano. Informatevi, non dal sindaco, fossero state le persone per bene, il polo delle persone per bene, se la fossero già spartute le assunzioni, come si distribuivano persino gli scrutatori, questi mendicanti, pure i 100 euro degli scrutatori, se li distribuivano alle loro figlie, alle loro cugine, alle loro amanti, alle loro vicine di casa. Adesso hanno fatto il polo delle persone per bene. Noi li abbiamo messi a sorteggio. Noi abbiamo sorteggiato gli scrutatori. Quelli si fregavano pure i soldi degli scrutatori. Loro sono i per bene, noi siamo i per male. Meglio che essere per male che essere per bene come voi. Allora dicevo, fate le domande e andate a fare i colloqui, mi raccomando, svegliatevi, al comune posti di lavoro non se ne distribuiscono. Ecco che fa il capo mafia di Cerignola, porta 3 milioni e 200 mila euro nel raggio di 100 metri, 3 milioni e 200 mila euro di investimenti. Ditte che lavorano, artigiani che lavorano, fornitori, messe in opera, tutti lavorano. Creiamo posti di lavoro, pronto. Le assunzioni, e le assunzioni le decide Famila, io non lo sapevo nemmeno che stavano facendo i colloqui. E funziona così, come quando passate adesso, prima si vedeva solo la caserma dei carabinieri, adesso dietro la caserma dei carabinieri si vede
un palazzone enorme. Dici, che sarà? Sarà spuntato come un fungo. L'avranno innaffiato gli gnomi. Gli gnomi. Casarello. Tutto alla stessa altezza. Gianadim. Col secchiello hanno fatto sorgere la RSA. La RSA sta là perché l'abbiamo voluta noi insieme con imprenditori privati. Abbiamo creato a questi imprenditori privati l'occasione per venire a realizzare nella nostra città invece di andare in altre città. Se vedete questo palazzo, vi stavo dicendo, è un RSA. Cioè non solo una struttura sanitaria, in quanto tale struttura sanitaria utile, no? Per le persone bisognose, ma poi dovrà assumere gli inservienti, dovrà assumere gli infermieri, dovrà assumere il personale degli uffici, il personale logistico. Come dobbiamo fare? Troveranno lavoro gente di Cerignola? E che cacchio tenete da dire a un'operazione di questo genere? Che tenete da dire? Abbiamo tagliato 100 ulivi, abbiamo dato 60 posti di lavoro, 60 famiglie, 60 stipendi. E come la volete rilanciare l'economia di questa città? A chiacchiere, con i convegni, invitano a Bonito, con questi stipendi faraonici, con dichiarazioni di redditi da 2 milioni, 3 milioni di euro all'anno, ci insegna la legalità, le persone per bene. Noi siamo persone per male, noi diamo da lavorare. Abbiamo portato 54 milioni di euro, io poi non so fare manco i conti, 54 milioni di euro, sono 5 miliardi e 10, 5 miliardi delle vecchie lire, 100 miliardi di vecchie lire, io non so neanche come si scrivono. Le ho portate io a Cerignola. Così la gente fa il per bene e noi facciamo i per male. Stanno facendo i colloqui. È quello che ti fa impazzire. Se io faccio costruire un superstore in un angolo della scuola agraria, abbandonato da anni, alla scuola agraria non succede nulla. Alla cultura, che qualcuno si riempì la bocca della parola cultura, alla cultura non succede niente. Non è che diventiamo tutti più ignoranti o più cretini, ma con un francobollo di 2 ettari tolto a un contesto di decine di ettari, lo stesso abbandonarsi, andate a farvi un giro, lo vedete, io ho un nuovo insediamento commerciale, 60 posti di lavoro, 3 milioni e 200 mila euro di investimento fra il superstore e il palazzetto dello sport. Ho un palazzetto dello sport che la gente mi viene, dovunque vado, mi viene a elogiare, mi viene a salutare. E lei il sindaco di Cerignola? Io, sapete che mi occupo di basket, no? Quando vado con la squadra mia a giocare a Trani, a Barletta, eccetera, vengono a salutarmi i dirigenti, i tifosi delle squadre avversarie. Lei è il sindaco di Cerignola? Sì, signore. Abbiamo visto le fotografie del palazzetto. Madonna, quanto è bello, non vediamo l'ora di venire a giocare. Sì. Sapissi guai che mi hanno fatto passare, che fa qui del palazzetto? Cioè, ma è una pazzia, guardate, se ci pensate, io certe volte, ripeto, l'ho detto all'inizio della trasmissione, io ci penso, dico, mamma, chi me la fa fare? Ma me ne vado a casa, non sai come sento liccio. Ma il palazzetto poi chi lo faceva? La gente viene e dice, come avete fatto? Chi vi ha dato i soldi? I soldi? Noi facciamo i palazzetti a gratis. E allora mi guardano
come guardavano Gesù quando camminava sopra le acque. Dice, tu hai fatto un palazzetto nello sport a Cerignolo? Sì. Quando hai speso? Mangnale! Ha speso Mangnale. E come ha fatto? Non ci guadagna niente. Perché ho fatto fare il supermercato e quelli che hanno fatto il supermercato, in cambio della terra che gli ho dato, mi hanno costruito il palazzetto. Dice, ma è geniale. È geniale. Boh! Per voi di Trani, di Barletta, di Rutigliano, di dovunque sono andati che stanno loro e Cristo, francamente, se vedeste in che posti giocano, vi mettereste le mani nei capelli. Pensate che il pala di Leo nostro è d'oro vicino a loro. Figuratevi il nostro pala, il nostro palazzetto. E beh, e vi conteste? No, a me non è che mi conteste, perché quelli che mi conteste sono 32-33 persone. Alle prossime elezioni io vincerò con tutti i voti escluso 32. 33 se mettiamo pure a De Costa. Ma non mi condenno, mi vogliono arrestare perché ho fatto queste cose. Perché al maresciallo Scapocchia non gli sta bene. C'è un'antipatia e dice, oh, 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 avete dato la terra in cambio del palazzetto. Ma quando avete dato la terra e il palazzetto ancora non gira, c'era la polizza fin degli Ussonia, che se non mi costruivi il palazzetto, l'assicurazione mi doveva dare l'equivalente valore. Che poi, una volta che il palazzetto sta là, che ragionamento stiamo a fare? A che serve? Stavo dicendo, faccio costruire il superstore. Stanno i giovani a fare i colloqui. Io ho sistemato uno, nel senso che non gli ho trovato il posto, lavora in quella struttura che ho voluto, perché non ci sarà manco uno scelto da me, ma manco per sogno, avrò fatto già una grande cosa, una famiglia che camperà su quella cosa. In più, chi costruisce deve pagare gli oneri di costruzione. E trattandosi di un supermercato, io mi ho imparato un po' di conto. Più o meno sono fra i 120, 130, 140 mila euro. Ok, io che sono diabolico, dico, qua ci abbiamo il superstore, là ci abbiamo il palazzetto, qua ci abbiamo l'hotel greco, in mezzo passa la pista, che l'abbiamo approvata in giunta, ce ne già i soldi del finanziamento, costruiremo la pista dei tre palazzetti che andrà dal primo palazzetto al secondo palazzetto, al Palacicogna e ritorno, ciclabile e podistica, così non vanno a correre in mezzo alla campagna le signore, ma vengono a correre in mezzo al centro abitato, sono più sicure, sono più pulite, sono più tranquille, sono più contente. In più tengo 120, 130, 140 mila euro di oneri di costruzione. Sto studiando perché l'idea è questa, non volessi soldi. Vorrei opere, quanto mi devi dare? 120, fammi un'opera da 140 e io sono contento. Che potrebbe essere? Non lo so. Voi vi siete fatti mai una passeggiata fino alla scuola agraria? Se poi volete arrivare dalla scuola agraria al palazzetto, sta il marciapiede? C'è la banchina pulita, ordinata? No, c'è un fusso, il zoccolo, l'erbaccia, le bisce, l'immondizia. Allora, quei soldi, invece di usarli in un altro modo, li voglio usare per allungare quel marciapiede che comincia a piazza, al generale della chiesa, alla mezzaluna, per farla arrivare fino al palazzetto. E quando uno arriva al palazzetto,
c'è il palazzetto, c'è il bar, eh? Di fronte c'è il parco Via Bilandia, dove i bambini vanno a imparare le regole della circolazione stradale. E su quel lato imprenditori intelligenti hanno aperto già i locali, perché quello sarà un altro quartiere vitaiolo della Cerignola futura, perché ci saranno tutte le attrattive per andare a fare la spesa, ma per fare una passeggiata, per andare a praticare lo sport, per fare educazione civica. E dal lato opposto altri imprenditori intelligenti stanno già costruendo edilizia residenziale, e di fianco all'Hotel Grico abbiamo approvato la lottizzazione Franceschinelli, convenzione, permesso di costruire, cantiere, altri soldi, altro lavoro, altri artigiani, altri muratori, altri edifici, altra riqualificazione, altro terreno incolto, sottratto alla, non alla campagna intesa in senso ambientalista, alla campagna abbandonata, degradata, sporca, piena di erbacce. Togliamo questo pezzo al degrado e ci facciamo un quartiere residenziale nel rispetto di tutte le norme del mondo. Arriva Teresa la Vicirella a cavallo di un cavallo bianco, oh, si oppone. Perché? Perché l'ingegnere, quello con la testa grande, gli ha scritto delle cazzate per bloccare questa cosa. Ma allora aveva ragione il sindaco quando diceva: la città sta in due parti, scegliete dove volete stare, fra quelli che fanno o quelli che si oppongono allo scopo di bloccare tutto, scegliete. E ho parlato solo di quel tratto di strada, ho parlato solo dell'ingresso da Bari alla nostra città. Ma quello che sta succedendo là, io lo sto facendo in tutte le parti della città. E di questo parliamo pure domani, perché adesso credo di aver consumato anche troppo del tempo a disposizione. Più lunga la trasmissione, più vi scocciate a sentirla. Ci sentiamo domani e continuiamo. Ucciubi. Ma il cielo è sempre più blu.